Buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Reporter. Dunque, eh, oggi parleremo di un caso molto triste. Come avete sentito la morte di questo giovane, mi riferisco a Giulio Regeni di Fiumicello, siamo in provincia eh, di Udie. Si sono svolti i funerali alcuni giorni fa e qui accanto a me ho la giornalista delle edizioni scientifiche Still che saluto Jessica Pezzetta, dopo tanto tempo, ciao, grazie di essere venuta qui, anche se purtroppo dobbiamo ricordare questo fatto davvero uh, spiacevole, uh, orrendo, un caso orrendo perché trucidare in questo modo un giovane, io credo che mh, non ci siano parole, insomma. Buonasera a tutti, Massimo hai perfettamente ragione perché credo che un trattamento di questo genere, con una simile brutalità, non spetti nemmeno al più incallito dei criminali. Quindi massacrare una persona come Giulio Regeni, con questa bestialità, veramente perché non ci sono altre parole per definirla, e con valori così alti che cercava di trasmettere ai giovani e alla società, penso che sia veramente un fatto assolutamente deplorevole. E... Ecco, tu hai i funerali a Fiumicello, eh, ricordiamo ai nostri eh, telespettatori perché ci seguono da fuori, quanto dista da Udine? Fiumicello dista da Udine circa una quarantina di chilometri seppur eh, sia in provincia di Udine. Noi siamo suoi compaesani e quindi la vicenda ci ha toccato particolarmente da vicino. E' perché... per questo che ti ho voluto, voluto qui che tu possa dare questa testimonianza ai nostri telespettatori e anche ai radioascoltori per chi poi ci ascolterà dal circuito delle radio in FM e dalle web. Infatti, ecco quanta gente c'era? Eh, si sono contate oltre 3.000 persone, eh, talmente tante erano previste le partecipazioni. Da aver dovuto adibire a chiesa la palestra delle scuole. E, tra l'altro, pensa la casualità, ha voluto che proprio il piazzale delle scuole, da cui si accede poi a questa palestra enorme, eh, sia stato intitolato nel settembre 2012 ai giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alla presenza della stessa Rita Borsellino che è la sorella del giudice. E questo proprio per portare i bambini delle scuole, quindi dalle scuole materne alle scuole medie, a conoscenza di questi fatti, dell'importanza dei valori proprio della legalità, della giustizia, della pace, che sono gli stessi valori che Giulio Regeni ha cercato sempre di trasmettere, e, tra l'altro con un tale impegno da essere divenuto addirittura primo cittadino del governo dei giovani di Fiumicello. Lui è sempre stato ricordato proprio per la volontà di trasmettere questi valori così importanti, per la sua intelligenza assolutamente brillante. E questo poi chiaramente si è manifestato anche in età adulta, anche se lui comunque era molto giovane, ricordiamo che aveva appena 28 anni. E lui era un dottorando presso l'Università di Cambridge. E da settembre si era trasferito al Cairo per delle ricerche e proprio in questo contesto ha trovato la sua tragica fine, come spesso peraltro accade proprio a chi cerca di portare avanti questi valori e di raccontare la verità. Di far emergere le verità nascoste. Di far emergere le verità nascoste, e, come è stato ricordato anche a margine della sua sepoltura da un rappresentante proprio dell'Egitto che era qui per l'occasione, eh, proprio eh, Giulio è riuscito a raccontare, a, a, a trovare le verità nascoste del regime criminale egiziano e eh, le voleva raccontare e quindi lì ha trovato proprio il suo destino. Poi questa cosa a te ti colpisce particolarmente anche perché tu sei una giornalista antimafia, quindi per la legalità, per queste cose, per andare a scovare quelle verità, quei tartari che sono, in, sono intanati, che non si riesce a far emergere dalla luce alla luce quindi a te ti ha preso in modo particolare, no? A me ha colpito in maniera assolutamente particolare perché io ho iniziato la mia attività giornalistica proprio nell'antimafia. Eh, e poi questo ragazzo, essendo anche compaesano, a maggior ragione io mi sono sentita coinvolta è in dovere di fare qualche cosa e, e quindi tra le iniziative, oltre ad occuparmene in questo caso attraverso le interviste e degli articoli... Ecco, so che avete delle iniziative che volete eh, presentare al pubblico, Allora ti do a carta bianca. Infatti, grazie. E insieme a mio marito, siccome comunque anche lui insieme a me collabora anche con una, una rivista che si occupa di, di antimafia, Stiamo cercando proprio di fare tra virgolette delle pressioni al comune di Fiumicello, eh, proprio per fare in modo che questa vicenda venga ricordata. Perché assolutamente non bisogna dimenticare: bisogna che i giovani, soprattutto, sappiano che cosa è successo e che non si lasciano andare. E quindi abbiamo chiesto al comune, per iniziativa di un gruppo teatrale chiamato Our Voice, composto da un gruppo di ragazzi di età molto giovane, compresa tra i 4 e i 18 anni, di cui ultimamente sono entrati a far parte anche due ragazzi islamici, quindi questo è molto importante anche per quanto è accaduto a Giulio, eh, di, di poter rappresentare questo loro spettacolo che tratta di antimafia, di legalità, di giustizia, ai ragazzi delle scuole di Fiumicello. E la data prevista, perché questi ragazzi sono molto impegnati e sarebbe anche diciamo, l'unica data disponibile, cade esattamente, caso ho voluto che cadesse esattamente, il 12 marzo prossimi, quindi ad un mese esatto dai funerali di Giulio. Quindi sarebbe veramente l'occasione... Eh, migliore per uscire a ricordare eh, un uomo così giusto, anche visto che si tratta di una eh, commemorazione che verrebbe tenuta proprio poco prima delle festività pasquali, quindi della morte del giusto per eccellenza. No? E in questa occasione, noi contiamo anche di far ottenere al magistrato Nino Di Matteo, che si occupa delle indagini del processo sulla trattativa Stato-Mafia e condannato a morte da Cosa Nostra, la cittadinanza onoraria. E il comune aveva già risposto di sì, quindi speriamo di riuscire a far coincidere le due date. Tra l'altro, volevo aggiungere un'altra cosa perché queste vicende, Giulio. E il discorso dell'antimafia sono particolarmente legate proprio da, da quanto ti spiegavo prima, attraverso questo piazzale dedicato a Falcone Borsellino e um, a questo gruppo War Voice che parte dal discorso dell'antimafia per arrivare a questo, a, a, allo spettacolo da dedicare a Giulio e pensa che a termine della cerimonia tutto, tutti i presenti si sono spostati verso il corteo funebre, verso il cimitero e hanno scelto proprio la strada che passa vicino al comune e quindi tra macchine fotografiche telecamere, migliaia di persone sono passate sotto il balcone che espone il nostro striscione proprio a favore del giudice Nino Di Matteo quindi migliaia di persone l'hanno visto perciò veramente c'è questo filo rosso che collega le vicende quindi se il caso non esiste, eh, speriamo di riuscire ad ottenere dei bei risultati, soprattutto poi per i giovani. Certo, certo. Um, belle parole a queste, un um, um, bellissimo invito al vostro comune. Io ti ringrazio per essere venuto qui a Fontanafredo perché stiamo registrando dagli studi della storica emittente radiofonica di Fontanafredo, Radio Piper. Adesso io do la linea della regia perché ascolteremo anche l'opinione di eh, Giorgio Mongiovanni, direttore della rivista Antimafia eh, 2000 di Palermo. Dopodiché la linea tornerà alla regina nuovamente perché andremo in sigla e noi ci vedremo la prossima settimana grazie ancora Jessica grazie a voi buonasera dunque in collegamento telefonico dalla redazione antimafia 2000 abbiamo il direttore Giorgio Bongiovanni dunque Giorgio ci sentiamo buonasera buonasera ecco ti chiedo gentilmente un commento sul caso Giulio Regeni un caso davvero triste ma io ovviamente la solidarietà alla morte di un ragazzo, ai genitori, ai parenti è totale perché è stato ucciso, massacrato. Purtroppo però dobbiamo capire, condannando senza se e senza ma questo omicidio assurdo, perché è successo. E quindi per capire dobbiamo sapere e questo ce lo può dire il governo egiziano innanzitutto che cosa è successo però io come tu sai massimo faccio controinformazione ce lo deve dire anche il governo italiano che cosa è successo perché questo ragazzo che era un una mente intelligentissimo e aveva contatti con Londra, con gli Stati Uniti e con ambienti dei servizi segreti. Niente, non ci sono prove ma, e, e non c'è niente di male. Se era un funzionario eh, sotto copertura eh, eh, è stato ucciso perché magari sapeva delle cose o denunciava delle cose e questo solo lo Stato italiano ce lo deve dire, lo deve dire ai genitori. Perché io escluderei i, un assalto di, di delinquenti comuni che magari volevano rubargli i soldi, aggredirlo e ucciderlo. Io vedo un omicidio di Stato, uno, dello Stato egiziano e, e la verità ce la deve dire anche lo Stato italiano. Questo è quello che penso, Massimo. Ecco, in conclusione, Giorgio, un pensiero ai. Ai genitori per loro in queste ore eh, la grande solidarietà. Forse i genitori non so, non hanno, non potevano sapere se il loro figlio faceva un lavoro oltre a studiare. E il ricercatore, qual era, se faceva anche un lavoro per lo Stato. Questo spero che almeno a loro dicano tutta la verità, se verità mai sarà detta Grazie a Giorgio Bongiovanni e buon lavoro. Grazie a voi, a presto.